seconda giornata oggi per ricordare all'opinione pubblica, agli addetti ai lavori, ma in particolare alle istituzioni, siamo davanti alla sede nazionale dell'INPS, lo scandalo di ingiustizia, ma soprattutto di problema, di questione sociale che andrà a esplodere sempre più nei prossimi anni e che riguarda i contributi silenti, cioè i contributi di tutti coloro, sono milioni in Italia, tra parasubordinati, precari, liberi professionisti che non appartengono alla casta degli ordini, che versano ogni anno contributi, ogni mese, dal loro stipendio, sia un contratto a progetto, sia un contratto a tempo determinato, il 27% è la percentuale dei contributi che pagano sulla loro remunerazione e che non avranno nessuna certezza di avere una pensione, anzi la certezza di non avere una pensione per il semplice fatto che tra il lavoro nero e anni passati magari a interrompere la continuità delle loro mansioni non raggiungeranno il numero minimo di anni di contributo per avere la pensione di vecchiaia, però i loro contributi se ne vanno a ingrassare che cosa? A pagare le pensioni degli altri, lo ha detto pochi giorni fa con una bella inchiesta il Corriere della Sera. Le pensioni, il disavanzo annuo di 1-2 miliardi di euro da parte dell'INPS è coperto, sarebbe ben più alto se non ci fossero i contributi dei precari. Precari che con la gestione separata vanno a versare 8 miliardi di euro ogni anno per incassare ancora oggi. Si tratta di una gestione che vede coinvolti soprattutto persone di età ancora non da pensione, semplicemente 300-400 milioni di trattamenti erogati. Allora, quello che cerchiamo di far passare oggi è quello che cercavamo di fare 30 anni fa con il debito pubblico, cioè affrontare un'emergenza sociale prima che diventi e deflagri in vero e proprio scontro generazionale. Proprio per questo chiediamo la calendarizzazione di una proposta di legge presentata dai deputati radicali in Parlamento, perché l'obiettivo è molto semplice: o verrà trovato il modo per dare una pensione a tutti coloro che non l'avranno e dovranno vivere altrimenti con pensione da fame di 400-500 euro al mese, o altrimenti vengano restituiti questi contributi nel momento in cui andranno in pensione le persone. Si tratta di una questione semplicemente di equità fiscale, ma anche equità retributiva e pensionistica. Oggi, ancora una volta, l'Italia vede nel problema delle pensioni una delle questioni centrali per poter dare nuovamente slancio alla nostra struttura paese. Perché? Perché sino a quando non riusciremo a comprendere che bisogna intervenire per tempo, prima che accadano i disastri, non avremo mai la possibilità poi, quando il disastro effettivamente è alle porte, di intervenire con ragionevolezza. È capitato con il debito pubblico, per 30 anni i radicali hanno cercato, a partire dal Parlamento, di affrontare la riduzione del debito pubblico, non lo si è fatto, ci troviamo oggi ad agire sotto il diktat delle istituzioni internazionali che ovviamente in questa maniera fanno i loro interessi più che gli interessi del Paese e delle persone che oggi dovranno pagare i sacrifici di quel debito pubblico. Lo stesso riguarda le pensioni. Abbiamo la necessità di rivedere l'intero sistema pensionistico, che così com'è non regge, e soprattutto di offrire delle soluzioni a quelle generazioni, non solamente giovani, perché ci sono anche ad esempio tante donne che hanno dovuto lasciare il lavoro e che vedranno ancora una volta semplicemente all'ultimo minuto la situazione in cui si trovano.